appare schierata con un modulo tattico a 5 difensori, la formazione della Bosnia-Herzegovina, con il numero 5 Begic che fa da libero. Intanto c'è questa buona finta operata da Salihamidzic che va via sulla fascia sinistra, tenta di convergere, scivola sul piede d'appoggio. C'è da dire che è una splendida giornata di sole. Comunque Alilovic ancora che lancia in profondità, un pallone molto pericoloso in area, va fuori, poi c'è Savic che lo lancia verso il centro e c'è la conclusione, la vicinanza di Panic e poi il gol realizzato dalla Bosnia-Herzegovina e gol da parte di dai compagni dopo 4 minuti e mezzo di gioco. Vedete Salihamidzic, cioè dopo un primo tentativo, ecco che rivediamo, vedete il palla che termina fuori, Savic che la lancia al centro, c'è una serie di rimpalli che smarca Panic davanti a Koldo che è bravo a chiudergli la porta, ma sul rimpallo è Salihamidzic che mette dentro il pallone dell'1-0 per la Bosnia. 82esimo del primo tempo, il risultato è di 1-1. Il tocco di Bezirovic nella ripresa, quanto si sa Sacchi dovrebbe utilizzare anche tutti gli altri elementi che ha portato qui a Sarajevo, Di Matteo, e c'è Kožić che esce con la collaborazione di Savic, ora si colloca in posizione alla destra il capitano, poi c'è questo lancio in profondità, attenzione, fuori tempo la nostra retroguardia, il gol di Bolic, e questi però sono errori che non ci possiamo consentire. Dopo aver giocato bene la nostra nazionale si fa ancora beffare con questo improvviso contrattacco da parte della nazionale della Bosnia. Vedete il lancio, magari si potrà discutere sulla posizione di Bolic che è giudicata comunque regolare della terna arbitrale, ma resta bene il pallone, evita l'uscita di Toldo e mette dentro il pallone del 2-1. Rivediamo, vedete da questa inquadratura, ma il pallone era già partito da un bel po', sembra piuttosto netta la posizione irregolare di Bolic che già in precedenza si era lamentato per essere stato fermato in posizione irregolare. E ora l'Italia è chiamata ancora a recuperare, c'è gran tifo naturalmente.